Grazie Eccellenza. La politica è fatta, oltre che di infiniti dibattiti, anche di atti legislativi depositati e votati all'unanimità. Questo dovrebbe essere il preludio verso una comunanza di intenti difficilmente attaccabile. Varrebbe la pena che qualcuno si fosse fermato un attimo a pensare se non fosse stato migliore fermare le bocce e dialogare con tutti i gruppi eletti in Consiglio, per offrire anche alternative a quel dispotismo collegiale per pochi eletti, che si è invece preferito perseguire in un momento di totale cambiamento e stravolgimento del sistema economico sammarinese. 7 segretari di Stato si sono arrogati il diritto di scegliere cosa fosse meglio attuare per questo mutamento epocale, a fronte di una popolazione di oltre 33.000 anime. In soldoni, il famoso zero virgola che sceglie unilateralmente cosa fare senza considerare l'altra metà dell'universo, politicamente parlando. Ed allora giustissimo fu l'indirizzo che tutti quanti, ribadisco tutti quanti, si sottoscrisse quel 20 dicembre 2016. Quell'ODG, quell'ordine del giorno di indirizzo politico, venne votato all'unanimità ed è proprio successivamente la non attuazione di quell'atto consiliare che si può affermare che si sia giunti alla fortissima tensione politico-sociale di questi giorni. Evidentemente un motivo scatenante nelle crisi c'è sempre. Quella parvenza idilliaca di presunta collaborazione servì a questo governo solamente per chiudere in tutta fretta una finanziaria che non era la propria. Se si esclude ovviamente l'onnipresenza di Alleanza Popolare, fulgido anello di congiunzione tra la vecchia legislatura e quella nuova. Raggiungeste lo scopo e poi sparecchiaste il tavolo. Quell'atto non fu altro che una sontuosa presa per i fondelli. Fu la tangibile prima attuazione dell'irresponsabilità politica inscenata in questi 7 mesi di vita. Ma cosa sanciva quel famoso ordine del giorno? Tra le altre cose impegnava il Congresso di Stato ed in particolare il CCR nell'attivare la centrale rischi unitamente all'individuazione di una sede di confronto permanente tra forze di maggioranza e di opposizione sui temi relativi al sistema finanziario al fine di favorire una condivisione sulle scelte strategiche da adottare. Ad oggi la centrale rischi non solo non è stata attivata, ma è stata procrastinata a settembre dopo la definizione della QR. Questo grazie alla volontà della nuova segreteria ombra, l'ottava, quella di Banca Centrale, quella che ad oggi detta l'agenda politica di questa maggioranza, che ne diciate. Il tavolo di confronto non è mai partito. Quell'idillio a cui mi riferivo poc'anzi è subito terminato. Lei, caro segretario Celli, ha colpe politicamente evidentemente gravi nella non attuazione di quel buon proposito, che adesso chiamerò così, non è più un ordine del giorno, che sono ascrivibili a lei per il ruolo delicatissimo che ricopre e dalla sua impossibilità di essere una persona politicamente libera, un uomo di, un uomo per e un uomo dello Stato che di quel buon proposito se n'è subito lavato le mani. Lei che per un pugno di voti in più era pronta a mettere sul piatto una presunta benevolenza per favorire un incarico diplomatico in presenza dei suoi mentori, i vari De Biasi, i vari Andreoli e compagnia bella. Lei, che solo qualche giorno fa è venuta a conoscenza che avrebbe ricevuto una mozione di sfiducia, con la sua oramai conclamata irruenza di base, che non è altro che un sintomo di un'evidente insicurezza personale, la portò a dire si sfiducia il presente per ridare fiducia al passato, forse dimenticandosi che anche lei fa parte di quel passato. Lei che con quel passato ci deve evidentemente ancora fare i conti, prontissimo nel divenire segretario del Partito Socialista, per poi lasciare il ruolo, riprenderlo, lasciarlo nuovamente nel momento in cui l'aspettativa di poter finalmente avere un posto al sole nel piano disegnato da altri, nello scenario politico post-conto Mazzini, si palesò, si evidenziò. Lei che fece una serata pubblica laddove tuonò che nel giugno 2017 avremmo avuto problemi di liquidità, per poi vedere dai documenti dell'assestamento di bilancio che quell'urlare al lupo non è che sia poi così tanto vero. Sono persuaso del fatto che, come l'ho detto più volte, che non era altro che questo il suo primo atto teatrale che doveva interpretare, quello di colui che getta lo spauracchio in mezzo alla cittadinanza per avere nel più breve tempo possibile carta bianca nell'attuazione del piano di consolidamento per altri poteri forti. Lei che di fronte alla fortissima crisi dell'Istituto Bancario dello Stato, Cassa,
attua tutto ed il contrario di tutto, dando indirizzi e rinnegandoli il giorno dopo, ma con l'evidente scopo primario di tenere fuori l'opposizione, impedendolo di avere un proprio referente nel nuovo CDA, andando in tal modo contro la rappresentatività democratica negli organismi amministrativi di una banca che è dello Stato, ha tenuto volutamente fuori l'opposizione. Quella banca non è la sua, caro segretario Celli, è di tutti. Lei di questo è il maggior responsabile. E come lei lo sono a cascata tutti i segretari di Stato, in primis coloro che presiedono il CCR e successivamente la maggioranza che le ha conferito questo nuovo ruolo moderno di moderno censore. Troppo silente la sua maggioranza di fronte a tutto questo. Lei che indica, e questa volta sì, assolutamente condivisibile, la nuova strada maestra sulla onorabilità di coloro che saranno d'ora in poi alla guida dei vari istituti di credito, salvo poi farsi tirare per la giacchetta da chi ha imposto il nome di Nicolino Romito quale presidente di Cassa di Risparmio. Lei che lesse in quest'aula, qui lo lesse, la lettera di dimissioni di Romito mesi fa, ma che ancora lo vede assolutamente al timone di Carisp. Lei che prima indica la nuova strada per poi rimangiarsi tutto. Questo lei, colui che disse pochi giorni or sono, appunto, si sfiducia il presente per ridare fiducia al passato. Lei che ha avallato il via libera dell'assorbimento di asset in Carisp, con la prima proveniente da un commissariamento normativamente farlocco, attuato per la volontà dell'ottava segreteria di Stato, quella di Banca Centrale, e che ora porta in dote una crisi di liquidità causata dall'imperizia di tutelare la parte sana della stessa, immettendola in un'altra che non ha nemmeno un bilancio d'esercizio che doveva essere depositato per legge nel maggio scorso. Lei, che oltre che inventarsi una supposta parificazione di Banca Centrale con l'autonomia dei poteri dello Stato, avvalla il riconoscimento per le protezioni legali verso questi individui e apicali, non dicendo nulla da segretario alle finanze sul fatto che chi la gestisce lo fa al di fuori di ciò che è sancito da una legge dello Stato. Se lei, segretario Celli, sbaglia, paga. Se io sbaglio, pago. Se loro sbagliano, no. Questo è il suo nuovo assunto assolutamente non garantista che sta perpetrando da 7 mesi. Un totale asservimento a chi è subalterno allo Stato. Lei ha la colpa di utilizzare atti normativi di urgenza come sono i decreti, quali estrema ratio per scelte oscene, bypassando l'aula consigliare, democraticamente eletta dai cittadini, in merito ai cambiamenti sistematici epocali e che pertanto nulla hanno a che fare con un'unilateralità spocchiosa senza alcun dibattito. Salvo poi dire che non porterà in ratifica alcuni decreti tentando di salvare capre cavoli, ma dimenticandosi di spiegare che la non ratifica di un decreto non ne fa decadere gli effetti, non li fa decadere. Lei sta attaccando deliberatamente, questo sì, la democrazia sammarinese. E se non ne è consapevole, ha semplicemente cambiato il padrone politico al quale deve essere devoto. Ma il suo unico padrone, segretario, esattamente come il mio e come il nostro, è la cittadinanza, è il popolo di San Marino, nessun altro. Lei che dall'altro del suo ruolo di uomo di Stato non ha mai detto nulla in merito alle deliranti affermazioni provenienti dal direttore di Banca Centrale, che rimane pur sempre un asservito dello Stato. Non una parola spesa da lei verso chi si definì l'unico sceriffo capace di dare un apparente alone di legalità a San Marino, facendo passare tutti i cittadini come fossero degli estofanti, dei briganti, sempre pronti nel vivere nel torbido. Lei difende queste persone piuttosto che cacciarle a calci nel sedere, con infamia dal nostro territorio. Le difende convintamente, nonostante tutta una serie di castronerie compiute. Tutela esse piuttosto che i cittadini che rappresenta. Lei, per il ruolo che riveste, lo ha attaccato e intaccato il sistema, altro che non lo ha certamente né salvato né quantomeno traghettato verso quel circuito virtuoso che tanto declama ogni volta che parla. Ha creato un pivot finanziario che evidentemente esiste solo nella sua testa e di chi come lei si diletta nel fare l'economista bocconiano rampante dell'ultimo minuto. Lei ha impoverito con i suoi atti ed atteggiamenti non consoni per un rappresentante dello Stato la liquidità del sistema creditizio sammarinese. I dati sulla raccolta bancaria e sulla fuoriuscita di denaro parlano chiaro e sono incontrovertibili. E non si azzardi a dare la colpa ad altri perché è lei che prende le decisioni assieme ai suoi accoliti.
decisioni univoche, con zero margini di manovra in barba a quel buon proposito, firmato da tutti nel dicembre del 2016. Prego, consigliere. Lei, Celli, è alla ricerca di un fantomatico nemico che può scorgerlo semplicemente guardandosi allo specchio. Il suo nemico è lei. Getti l'elmetto e si lasci andare. Liberi questo Stato dalla sua attività di segretario di Stato. Segretario Celli, io la giudico solamente dal punto di vista politico. Non mi addentrerei mai nella sua sfera privata che non conosco e a cui non sono interessato, francamente. Ma è politicamente, nel momento in cui tutti abbiamo ricevuto un mandato elettivo, che dobbiamo riferire alla politica. A mio modo di vedere, lei ha completamente sbagliato tutte le normali regole di ingaggio democratico previste e che sono state create per tutelare solo una cosa, lo Stato. Non sta tutelando lo Stato. Lei, caro segretario Celli, e concludo, è stato pesato, è stato misurato ed è stato trovato mancante. Grazie, consigliere.